La crisi finanziaria ed economica ha presentato il conto nel bilancio d'esercizio 2010 della Carim. Gli accantonamenti prudenziali per 46,43 milioni di euro hanno prodotto una perdita di 30,8 milioni di euro. Banca Carim, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, ha continuato a sostenere le economie locali, ruolo che intende affermare sui territori dove opera. Inevitabilmente la banca sta supportando i costi che derivano da un progressivo deterioramento del portafoglio crediti, anche attraverso consistenti accantonamenti posti a presidio dei rischi futuri. È un bilancio che rispecchia un po' l'andamento dell'economia locale e l'economia nazionale. Noi nel formulare e nel compilare questo bilancio ci siamo tenuti a dei criteri di estrema prudenza. Abbiamo accantonato, contrariamente a quando veniva in passato, una percentuale per crediti in sofferenza estremamente alta. Motivo per cui abbiamo fatto questo è: primo, la banca ha, nonostante certe indicazioni, continuato a erogare crediti nei confronti delle piccole e medie imprese, nei confronti delle famiglie, e le ha cercate di sostenerle anche al di là di quello che sono i limiti di una prudenza. Non sono perdite, questi accantonamenti non sono perdite, sono accantonamenti effettuati in virtù di un peggioramento di un credito che sul momento noi ci auguriamo questo non avvenga. Durante la conferenza si è anche parlato dell'ispezione di Banca Italia. Ma l'atteggiamento di Banca d'Italia non è di facile comprensione. Il governatore Draghi sollecita i banchieri a sostenere l'economia, ad elargire del credito al di là dei numeri dei loro bilanci. La Banca Carim l'ha percepito in pieno e l'ha attuato. L'ha attuato perché Banca Carim è la banca di riferimento, è la banca di sostegno dell'economia locale e pertanto è andata incontro alle famiglie in primo luogo, alle imprese, erogando il credito anche in momenti in cui la prudenza avrebbe dovuto far tenere i cordoni della borsa un po' più stretti. L'ha fatto perché Banca Carim è conscia che l'economia va sostenuta e prima o poi ritornerà a rifiorire.